Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Tre Caballeros. Questo è il canale Cinema di Paglia e questa sera noi parleremo di E venne il giorno di Happening di M. Night Shyamalan 2008, terzo ultimo film di questo grande regista che si è buttato nella merda più totale, perché After Earth è una merda, vergogna di stronzo. Ma che cos'è questa cosa? Questa sera parliamo di M. Night Shyamalan, di questo fottuto stronzo. Perché io dico, perché sto dicendo questo fottuto stronzo? Perché M. Night Shyamalan, fino a The Village, era il mio regista preferito in assoluto. Quattro film stratosferici, quattro film con due palle cubiche sotto così. Signs, Unbreakable, Il Sesto Senso, The Village. E tu mi fai E venne il giorno? È vero! È vero, non ho visto. E tu mi fai After Earth con le vacche, con le capre che saltano, col figlio di Will Smith che è una capra! Porco, porco! Il film comincia proprio al Central Park di New York. Improvvisamente tutti, diciamo, gli imbecilli che camminano solitamente lì nel parco si fermano di colpo. C'è chi ripete all'infinito sempre le stesse parole, c'è chi improvvisamente prende una spilla per capelli, se la conficca nel collo. Boom! C'è un operaio che ti cade come un sacco di patate per terra. Boom! Ne cade un'altra. Oh mio Dio, una... Boom! Ne cade un'altra ancora, non si finisce mai. Operai che volano così, saltano dal cielo, ti cadono in testa. Stiamo calmi, sto a sentire male. Scherzi a parte, il film inizia, secondo me inizia proprio a gonfie vele, perché ti presenta uno scenario angosciante, cioè gente che si toglie la vita senza un motivo valido. A cosa è dovuto questo disastro che sta avvenendo? A degli squilibri della natura, cioè le piante stanno rilasciando una tossina nociva all'uomo che gli fa fare queste, diciamo, questi atti folli, queste particolari coreografie. Per me è un 3 stelline su 5, un John Cusack con la sigaretta che è un po' più figato, quindi diciamo che è un 3 più, va. Un po' più figato. Un 3 più. Tieni, la paletta dritta perché sennò si vede che sono realizzate. Eccolo qua, vedete questo bellissimo John Cusack con sigaretta e manica pulita. Per me invece un 2 stellette su 5, mi dispiace Shyamalan, io ti ho voluto veramente bene, però questo film non l'ho digerito. E anche per me si tratta di 2 stellette su 5, quindi un film brutto, decisamente brutto. Questa puntata spero vi sia piaciuta, ci siamo divertiti, io stavo morendo dalle risate. Danilo ha dato anche il meglio io, di sé, perché quando si infervola proprio ce l'aveva proprio qua sta cosa. Quindi... Però comunque voglio sempre ricordare a tutti quelli che avevano criticato The Village, che dicevano, ma è noioso, ma aspettavo un oro. È colpa vostra! Che mi aspettavo un oro, non mette paura! Porci, porci, porci! È un film meraviglioso The Village! Veramente un grande film The Village. Anche però non l'abbiamo detto, ma per quale motivo quest'uomo si è così rovinato? Non lo so. Secondo me con Lady in the Water voleva strafare, ci ha avuto dei problemi, voleva tornare un attimino a qualcosa di più, diciamo, incisivo con E venne il giorno, però il fatto che gli fanno riscrivere le sceneggiature, lì non è che, cioè, là non ci puoi fare niente, te la fanno riscrivere, la scrivi a cazzo di cane, effettivamente vai sul set incazzato e giri male il film. Ma non lo sai, ma che ne sai, Shyamalan incazzato sul set, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, vi ricordiamo sempre di iscrivervi al canale, commentare, di lasciare dei commenti, sì. E vogliamo fare un piccolo saluto a un nostro carissimo amico e fan. No, un nostro fan, amico. Tanto ringrazieremo tutta gente, che tutti amici di amici, la mamma e il papà. Allora, gente, salutiamo Stefano Caporale, grazie che ci stai, ci supporti. L'unico. E... No, veramente, grazie. E poi una risposta ad un altro nostro, una persona fan, estranea a noi proprio, che noi proprio non conosciamo assolutamente, Francesco.
Queste sono le balle di fieno che stavano nella stalla di Samuele. No, mia no, perché era di mio nonno. Di tra l'altro, il nonno di Samuele. Puzzano! Puzzano! C'è uno strano odore qui dentro. Non ci aveva chiesto Francesco dove le abbiamo prese. Qui sopra. C'è da dire che questo ragazzo che non conosciamo ha lo stesso cognome del signor Mauro qui sopra. Guarda, casualità. È una casualità. Ma comunque, è una casualità. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, perché altrimenti ci metto troppo per montarla questa. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.